Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Come si fa, guardando una folla di persone bisognose di guarigione che si accalcano per trovare una soluzione ai loro problemi, pensare che sono in qualche modo l'espressione di un'intera generazione definita come malvagia? Se vogliamo comprendere il significato di quell'aggettivo greco poneros, usato nel testo, che in italiano traduciamo con malvagio, dobbiamo risalire alla parola ebraica che la Bibbia greca del tempo traduceva così. L'aggettivo usato da Gesù per definire quella generazione e indirettamente la folla che aveva davanti è Rach. Più che una parola, è un suono molto comune e indica qualcosa di molto elementare. Qualifica quello che fa male all'uomo. Non va a sottolineare l'aspetto morale, ma indica tutto quel complesso di fenomeni che oggettivamente danneggiano l'uomo e per tale ragione vanno individuati. Si usa per indicare cose, ad esempio l'acqua non potabile, malanni mortali, piante non commestibili e animali pericolosi. Erano così anche elementi che potevano riguardare il comportamento umano. Ad esempio, erano rach i regali usati per corrompere i giudici. Forse troviamo un corrispondente nell'uso che si fa oggi della parola tossico, che si associa a persone, comportamenti e relazioni. Esprime nel male nella sua forma più comune, basilare e elementare, in qualche modo prima che possa diventare una questione di carattere morale. Ma quale comportamento della folla rivela questa tossicità? L'Evangelista lo indica nel epatroizzo della gente, il verbo che indica l'ammassarsi sempre più crescente di gente bisognosa. Innanzi agli occhi di Gesù si presentano una serie di persone, ognuno chiuso nella sua disperazione, che non sente la solidarietà con coloro che gli stanno attorno, poiché nel male questa non ci può essere, che allora diventano concorrenti di una guarigione che probabilmente non ci sarà per tutti. Allora ecco lo strattonare, lo spingere e lo schiacciare, caratteristiche di un'umanità regredita allo stato più istintivo. È un'immagine forse a noi lontana, ma c'è un'altra immagine che ci è forse più familiare, per la quale Gesù avrebbe le stesse parole. Quella usata nel film di George Romero, Dawn of the Dead, da noi conosciuto come zombie. Qui il genere umano, a causa di un virus, viene ridotto ad una folla di essere guidati dal loro istinto. Se inizialmente si comporteranno come le folle osservate da Gesù per soddisfare i loro bisogni, aggredendo tutto ciò che gli si frappone, poi andranno in massa ad un centro commerciale, perché oramai abituati a trovare nel grande mercato la falsa risposta a questi bisogni. Ecco due modi diversi di mostrare gli effetti dello stesso male esistenziale, da cui però Gesù è venuto a guarirci.